Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi. Iniziamo la seduta straordinaria del Question Time. Iniziamo appunto con il primo dei quesiti che viene rivolto all'assessore Barberini. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere De Vincenzi. Criticità nell'assistenza psichiatrica e nell'ottimizzazione dei fondi ad essa destinati. Intendimenti della Giunta regionale in vista della stesura del nuovo piano sanitario regionale. Prego sia gli interroganti che gli assessori di rispettare i tempi. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Ma il rapporto nazionale del 2017 sulla salute mentale in Italia ha messo in evidenza per la nostra regione delle gravi carenze e criticità nei servizi sanitari che vanno a incidere anche fortemente non solo sulla salute dei pazienti, ma anche sul benessere complessivo delle famiglie di provenienza. Ne è risultato sostanzialmente che spendiamo più in termini percentuali rispetto alle altre regioni, 4,6% rispetto a 3,42% della media nazionale, ma i risultati che ne conseguono non brillano certamente. Il costo pro capite è di oltre il 34% in più, in termini appunto di spesa per la salute mentale. In termini di dotazione personale siamo molto carenti, addirittura il 41,8% in meno rispetto alla media nazionale. Altrettanto possiamo dire in termini di posti letto, un 53-40%, addirittura a Perugia ne abbiamo solo 17 posti letto. Rispetto anche ai trattamenti sanitari obbligatori, abbiamo invece dei numeri crescenti, un 12,30% in più rispetto alla media nazionale. E anche gli accessi al pronto soccorso manifestano dati decisamente alti, 27,50% in più. Teniamo anche conto, ricordiamo, che il consumo di antidepressivi vede l'Umbria al quarto posto fra le regioni italiane. Quindi l'aspetto della salute mentale è estremamente rilevante, come si è detto sinora. Per contro, vediamo che le strutture residenziali in Umbria sono il 139,60% in più rispetto alla media nazionale, mentre le strutture semiresidenziali sono inferiori rispetto alla media nazionale del 36-60%. Questo fa sì che poi alla fine abbiamo un 25% di pazienti umbri che ricorrono alla mobilità passiva, cioè si rivolgono alle strutture nelle regioni limitrofe. E fa sì anche che non esiste un'attenzione sia nella prevenzione, come si vorrebbe, e molto spesso si vanno a curare solo i casi conclamati, si vanno a seguire. Tra l'altro non esiste un reparto specifico di ricovero temporaneo che dopo le dimissioni permetta di monitorare il paziente e sostenere in questo anche le famiglie. Per questo ricordiamo che c'è bisogno di diagnosi precoci e corrette, questo non solo per la dignità delle persone, che è la prima delle questioni, ma anche per il sostegno alle famiglie, ma anche per evitare che poi le patologie infieri possano conclamare e rendersi insanabili. Allora, c'è anche tutto il tema delle diagnosi precoci e corrette, importanti ed indispensabili per garantire l'accesso ai benefici delle leggi 104 e 68, sia per i pazienti che per le famiglie. Ecco, di fronte a questo quadro, che credo abbastanza allarmante, noi vogliamo sapere, vogliamo conoscere quali siano gli intendimenti della Giunta regionale riguardo appunto all'organizzazione dei servizi sanitari in merito alla salute mentale e soprattutto quelle che sono le proposte e le azioni che la Giunta pensa di mettere in campo per risolvere le criticità anche in relazione alla prossima stesura del piano regionale sanitario. Grazie.
Grazie, prego Assessore. Sì, grazie all'interrogante, ci permette l'esame di questo atto di fare una breve analisi nel tempo a disposizione sui temi e sulle iniziative che vogliamo mettere in atto nella salute mentale. Effettivamente si parte da un'analisi prima ancora, non solo quella dei dati del 2016 ma quelli del 2015, dati del 2015 che erano abbastanza per certi versi preoccupanti. Da quei dati siamo partiti per mettere e dare risposte per cercare di migliorare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi su questo tema. Per la verità il rapporto a cui fa riferimento l'interrogante è un rapporto piuttosto impreciso, e impreciso in particolare per quanto riguarda la spesa sanitaria. La spesa sanitaria nel tema della salute mentale. Il dato a cui si fa riferimento è il 4.6. Dall'analisi del modello LA, che costituisce il vero parametro fondamentale, emerge che nella spesa nel 2016 in Umbria nella realtà si è speso il 3.56, e quindi sostanzialmente in linea con il dato nazionale. Ulteriore dato che non risponde alla realtà tra il rapporto salute mentale e quello del personale impegnato, dove nel rapporto vengono individuate 268 figure complessivi tra psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti, OSS eccetera eccetera e altre figure. Mentre nella rilevazione della Regione su questi dati per il 2016 il numero esatto è di 352 addetti. Detto questo, anche ipotizzando i 352, c'è comunque un dato inferiore rispetto alla media nazionale, un dato che comunque la differenza, la dotazione quindi è inferiore alla media nazionale, non del 41 ma del 26, sempre inferiore. Per quanto riguarda la dotazione dei posti letto, in Umbria rispetto alla media nazionale, più che una carenza di posti letto ospedalieri, vi è una diversa distribuzione tra quelli ospedalieri e quelli di pertinenza territoriale. Se infatti vengono sommati tre valori, e quindi ospedalieri, residenziali e semiresidenziali, l'Umbria conta 17.7 posti contro i 17.9 della media nazionale. Quindi non si indica, non si evidenzia una reale carenza quanto una diversa articolazione della offerta. Su questo punto però già anticipo che entro il mese di ottobre di quest'anno ci sarà un ampliamento dei posti letto presso l'SPDC dell'ospedale di Foligno come da precedente programmazione. Ulteriore soluzione sempre di tipo ospedaliero per questa fase diciamo intermedia sarà attivata anche presso l'ospedale di Città di Castello. Per quanto riguarda il reparto di ricovero temporaneo, va ricordato che non può considerarsi un reparto perché non può avere una caratterizzazione ospedaliera, essendo nella realtà una struttura intermedia territoriale, che tali funzioni all'interno della nostra regione vengono esercitate le funzioni CTR2 già esistenti. Per quanto riguarda i TSO, il dato rileva che nei casi trattati in Umbria presso gli SDPC si passa dai 179 casi del 2016 ai 210 del 2017, con un incremento di 31 casi pari al 17.31%. La quasi totalità di questo incremento è riferibile e riconducibile a quanto registrato presso l'SPDC di Perugia. Le verifiche post dimissioni non credo che siano particolarmente significative, indicherate, perché i dati inferiori sono addirittura inferiori rispetto al dato nazionale, che è di 14 giorni, in quanto il dato umbro è di 14 giorni rispetto ai 30 giorni. Per quanto riguarda invece l'incremento degli accessi al pronto soccorso,
Qui si rileva che il dato che emerge nel piano nazionale, nello strumento più nazionale, c'è una diversa allocazione di quelli che sono le attività e vengono inserite l'attività della salute mentale e della psichiatria, cose che nella realtà sono specificatamente attribuibili a disturbo d'ansia e di insonnia. Quindi c'è un dato sostanzialmente infalsato e per tale ragione in qualche modo desta preoccupazione ed allarme. Però diciamo il dato reale, per venire alla risposta, al contenuto che della interrogazione, cosa vogliamo fare? Il tema c'è, è assolutamente delicato, i servizi vanno assolutamente potenziati in un'articolazione che preveda potenziamento dell'offerta sul versante ospedaliero, ma anche nel secondo pilastro, che è quello dell'attività territoriale. Su tale punto siamo di fronte ad una criticità che è marcata e che è evidente, che di cui soffrono particolarmente le regioni che sono state sempre in equilibrio economico-finanziario, ma che debbono rispettare un tetto di spesa che ormai del personale, il cui riferimento e parametro è ormai ancorato al dato del 2004. Assessore, tempo, nella sostanza, il sistema sanitario si deve continuare, deve provare a dare risposte ai nuovi bisogni tenendo conto di quel costo del personale che avevamo nel 2004. Regioni che sono andate in dissesto o non sono a piani di rientro non soffrono di questa criticità, per la semplice ragione che sono andate a rientro, sono in situazioni di difficoltà proprio perché hanno un tetto di spesa del personale molto elevato. Regioni tipo l'Umbria, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, che non sono mai andate a piano di rientro e perché avevano un tetto di spesa nel 2004, oggi si trovano in grave difficoltà e perché non possono superare appunto quel tetto di spesa. Per tale ragione abbiamo anche detto al nuovo ministro, nell'incontro che abbiamo avuto la scorsa settimana, di superare questa criticità, perché paradossalmente, pur avendo maggiori risorse finanziarie, non possiamo potenziare i servizi immettendo all'interno dei servizi stessi ulteriore personale, proprio perché c'è un parametro vecchio di 14 anni. Però per rispondere, questa è una criticità sul tema della salute mentale. Il piano sanitario farà un capitolo specifico proprio in termini di miglioramento delle risposte, miglioramento delle strutture, miglioramento dei processi e dell'attenzione, sapendo però che c'è questa criticità del personale che mi auguro che venga superata nel più breve tempo possibile. Grazie. Prego, consigliere, per la replica. Grazie Presidente. Solo una nota, io ho fatto una richiesta scritta a settembre, una questione a settembre, ancora sto aspettando la risposta, ma è mai arrivata. Quindi sì, sulle operazioni di emorroidectomia. Comunque va bene, questo è per dire che poi portiamo qui in aula i temi. Comunque no, non voglio rubare minuti. Allora, la questione, siamo contenti che l'assessore ha assolutamente presente l'urgenza di affrontare il tema della salute mentale nella nostra regione. Speriamo che in realtà il piano sanitario ci porti a una riorganizzazione, eliminando doppioni e riorganizzando sul territorio i servizi per liberare risorse da impiegare laddove è necessario. E non è soltanto evidentemente questo per il tema della salute mentale, però sicuramente è un tema importante anche e soprattutto per farsi carico di tutte quelle situazioni borderline che, per evitare che diventino poi conclamate, siano seguite a dovere, non solo quindi casi gravi, casi che richiedono attenzioni particolari. Quindi prendiamo come auspicio quanto illustrato dall'assessore, ma continueremo a sorvegliare anche l'evoluzione del piano sanitario della stesura. Grazie. Andiamo avanti e passiamo all'oggetto 135, ad interrogare l'assessore Barberini, questa volta è la consigliera Casciari. Fornitura dei prodotti dietetici a nefropatici cronici, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Sì, grazie, buongiorno. Allora, questo è un tema credo molto
attuale, visto che parliamo di dieta e di malattia renale cronica. Questa patologia è tipica, purtroppo è un'incidenza sempre più alta, è stata per questo inserita nel Piano Nazionale delle Criticità, avendo un'incidenza a oggi che si attesta intorno al 10% fra gli adulti, con un trend che naturalmente appare un aumento visto un tasso di invecchiamento della nostra popolazione che sta crescendo. E questo vuol dire che diversi milioni di italiani e diverse decine di migliaia di umbri sono portatori di un'insufficienza renale e spesso non sanno di avere questa patologia. L'assistenza al paziente con malattia renale cronica si sviluppa in un arco temporale molto lungo, che comprende una prima fase, che è quella, diciamo così, conservativa, nella quale si interviene con i farmaci e anche soprattutto con la dieta, che è l'oggetto di questa interrogazione, e una fase più tardiva che invece consiste appunto in dialisi e per ultimo nel trapianto di rene. Nella prima fase, quella conservativa, appunto, dicevo, tutte le alterazioni proprie di questa patologia possono essere corrette con una dieta appropriata. In questo senso risulta urgente, cercare di personalizzare la dieta, che è una dieta aproteica, senza proteine, e favorire appunto l'appropriato utilizzo dei prodotti alimentari, proprio per ritardare quanto più possibile il danno renale e quindi procrastinare le altre fasi, quindi il ricorso alla dialisi e al trapianto. Quindi prevenzione e trattamenti precoci diventano alleati utili non solo a garantire una qualità della vita ottima al paziente con patologia renale, ma anche a contenere la spesa sanitaria, in quanto un ciclo di dialisi anno ha un costo diretto per paziente tra i 30 e i 40 mila euro, senza considerare naturalmente appunto i disagi che comporta. Il DPCM 502 del 92, che ha aggiornato ILEA, definisce che le regioni e le province nella erogazione di prodotti dietetici di ogni tipo provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nei limiti con le modalità fissate dalle stesse regioni e le province autonome. La Regione Umbria ha recepito prima in Italia il Piano Nazionale delle Cronicità con un proprio piano regionale, ma per quanto riguarda la fornitura dei prodotti a proteici, quindi la dieta di questi pazienti, si registrano alcuni disagi da parte dei pazienti stessi, in quanto una vecchia delibera, che è la 1461 del 2002, quindi antecedente al riconoscimento di tali prodotti in ELEA, comprende dei prodotti non convertibili tra loro. In particolare, quando appunto un paziente ha bisogno di una dieta aproteica, il sistema sanitario regionale riconosce dei massimali mensili individuati tenendo conto del fabbisogno in dei prodotti definiti, che sono pane, pasta, farina e biscotti. Il tetto massimo di spesa mensile che viene riconosciuto è di 90 euro. Questo vincolo, cioè il fatto che i prodotti non possano essere scelti dal paziente, ostacola la personalizzazione della terapia e di conseguenza c'è il rischio forte di compromettere anche l'aderenza al trattamento dietetico, in quanto appunto l'acquisto di prodotti diversi e a integrazione rispetto a quelli considerati nel pacchetto predefinito dalla regione è molto oneroso. E va inoltre considerato appunto che il pacchetto predefinito è standard, quindi insomma un giovane con pane, pasta, farina e biscotti non ha forse quelle necessità nutrizionali legate alla sua età, alla sua attività fisica e anche alla sua costituzione. Quindi chiedo alla Giunta se intende rivedere i contenuti di quella delibera, ripeto che è una delibera vecchia del 2002, offrendo ai soggetti nefropatici cronici la possibilità di scegliere liberamente prodotti aproteici più graditi, nel rispetto naturalmente dei quantitativi calorici individuati dal nefrologo e senza alcuna alterazione del tetto di spesa mensile già determinato dalle norme regionali, così come avviene per altre persone soggette a diete personalizzate. Appunto però un'aderenza a una dieta e quindi la possibilità di scegliere ritarderebbero sicuramente il percorso infausto al quale potrebbero andare incontro i pazienti che sono la dialisi e il trapianto.
Prego, Assessore. Sì, grazie. La interrogante, la consigliera Casciari, ha perfettamente ricostruito la situazione. La Regione Umbria, molto prima dei LEA che sono entrati in vigore a marzo del 2017, sul tema dei presidi dietetici e sul tema dei presidi dietetici ai nefropatici cronici, aveva già deliberato in anticipo rispetto a tante altre regioni di questo paese. Non a caso, con la delibera, appunto, in esecuzione del piano sanitario 99-2001, la Giunta regionale, allora Giunta regionale, nel 2002 fece questa delibera, sebbene non fosse prevista all'interno dei LEA vigenti e applicabili in base al DPCM del 2001, una delibera che sostanzialmente dava l'opportunità di fornire questi prodotti dietetici con contributo del Servizio Sanitario Regionale, fornendo per ogni come massimale mensile ad ogni cittadino, ad ogni paziente, 2,5 kg di pane, 3 di pasta, 1 kg di farina e 1 kg di biscotti. L'interrogazione sostanzialmente mettere in evidenza se è possibile una diversa, all'interno del tetto di spesa complessiva, una diversa composizione e articolazione dei prodotti. È un tema che avevamo già visto prima ancora dell'entrata in vigore dei LEA nel 2017, pur sapendo che la composizione, ovviamente, essendo considerata la stregua sostanzialmente di farmaci, è soggetta a una determinata prescrizione, e quindi è lo specialista nefrologo che in qualche modo, in base alle caratteristiche del paziente, peso, altezza, e in base alle capacità nutrizionali, imposta il regime dietetico e quindi la diversa articolazione. Nel frattempo però si è introdotto, è arrivato anche i nuovi LEA del 12 maggio 2017, che aspettavamo da diversi anni, da 16 anni praticamente, e hanno inserito questi prodotti, li hanno inseriti, e quindi oggi si è avviato, alla luce dell'inserimento all'interno dell'EA di questi prodotti, è avviato un articolato e complesso confronto con le strutture tecniche e gli assessorati alla salute, per arrivare a divenire, trattandosi di LEA, ad un comportamento uniforme in tutte le regioni. Ciò significa, in base, il comitato tecnico già si è costituito, dovrebbe arrivare la proposta che renderebbe omogeneo, trattandosi ormai di LEA, un trattamento, un percorso o un trattamento omogeneo in tutte le regioni del paese. Quindi sostanzialmente si è attivato un confronto con le altre regioni all'interno della Commissione Salute per arrivare sostanzialmente ad una soluzione che in qualche modo garantisca omogeneità di trattamento all'interno fra le diverse regioni. Ritengo che questo trattamento omogeneo, sulla base delle notizie che abbiamo, possa arrivare ad una definizione subito dopo l'estate, perché insomma credo non ci siano particolari complessità e difficoltà, però serve sicuramente una omogeneità di trattamento all'interno fra le diverse regioni. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Casciari, per la replica. Sì, ma visto che la Regione comunque ha un potere autonomo, e visto che diete analoghe, faccio riferimento per esempio a celiaci, che erano nella stessa condizione, ai quali poi si è autorizzato a parità di spesa nel sistema sanitario regionale, quindi senza incidere sui bilanci, la possibilità di scegliere gli alimenti più appropriati sulla base della, in quel caso non c'è una prescrizione, ma nel caso, l'ho già detto nell'interrogazione, sarà il medico naturalmente che fa la dieta, ma la qualità e il tipo appunto degli alimenti credo che possano essere liberamente scelti a parità di impegno finanziario dalle regioni, quindi insomma credo che modificare una delibera possa essere anche più semplice che non aspettare la decisione della conferenza delle regioni. Grazie. Bene, passiamo adesso all'altro oggetto, il numero 139, si tratta di un'interrogazione del consigliere Rometti, sempre per l'assessore Barberini. Intendimenti della Giunta regionale in merito alla somministrazione in gocce, anche nella nostra regione, dei farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico. Prego, consigliere. Grazie.
Ma l'interrogazione tratta un argomento che nel frattempo è stato valutato e anche approvato dalla terza commissione con una risoluzione che di fatto riprende i contenuti di questa interrogazione. L'interrogazione quindi è volta a definire meglio l'iter di somministrazione, quindi il ruolo che la Regione ha per quel che riguarda i farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico. La Regione Umbria, devo dire, si è occupata da tempo di questo argomento. La stessa legge, il testo unico delle leggi in materia del 90, disciplina e include l'uso terapeutico della cannabis con ricetta non ripetibile. La Regione ha dettato disposizioni con la legge del 17 aprile del 2014 rispetto al fatto che appunto la Regione deve dettare le disposizioni organizzative relative all'utilizzo di questi farmaci che, come ricordo, sono solo per finalità terapeutiche. Ecco, a fronte di questo contesto, la situazione che almeno mi è stata rappresentata e che comunque viviamo nella nostra regione è che questo medicinale, che può essere prescritto e assunto sotto varie forme, l'assunzione più facile, che è meglio dosabile, che è più utilizzabile soprattutto per una popolazione anziana, che magari può avere problemi anche da un punto di vista per altri, è quella liquida in gocce. Ecco, da questo punto di vista, siccome la Regione deve avere anche rapporti con il Ministero per quel che riguarda le richieste delle quote di fabbricazione di tale sostanza, l'interrogazione, chiedo all'assessore, qual è innanzitutto la situazione allo stato attuale e se l'iter previsto per l'approvvigionamento di farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico nella formulazione in gocce, se tale tipo di somministrazione risulti ad oggi essere facilmente reperibile o se si intende o se la Giunta intende attivarsi al fine appunto di facilitare l'accesso all'uso di tali farmaci secondo questa modalità che, come ho detto, è la più semplice, la più utilizzabile, la più facile in quanto a somministrazione. Prego, Assessore, per la sua risposta. Sì, la questione è stata perfettamente illustrata. Abbiamo una legge regionale al riguardo. Proprio qualche giorno fa, in un convegno che si è tenuto a Spoleto, organizzato dalla ASL 2, abbiamo fatto un po' la sintesi di questa attività che si è sviluppata nell'arco degli ultimi 2 anni. Nella nostra regione ci sono oltre 60 casi in trattamento attraverso l'utilizzo di cannabis a scopo terapeutico, e in alcuni di questi casi si è riscontrata di grandissima efficacia e di grande utilità nel percorso assistenziale. È chiaro che la criticità maggiore che riscontriamo riguarda il tema dell'approvvigionamento, in particolar modo della cannabis, così come prospettato l'interrogazione, nell'olio di cannabis, che indubbiamente per caratteristiche è sicuramente più adatto per determinate patologie e per determinati pazienti. Allo stato attuale però qual è il tema? C'è un problema oggettivo di organizzazione. I servizi farmaceutici ad oggi della nostra regione non sono in condizioni di poter allestire le formulazioni, quindi la formulazione a base di olio somministrabile in gocce, stante la complessità dell'allestimento di tali preparazioni e i controlli di qualità previste per ogni singola preparazione secondo il decreto ministeriale che disciplina la normativa. È stata comunque assicurata in questo periodo la fornitura sulla base dei preparati a base di olio, sulla base appunto del riconoscimento che tale fornitura resti a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tuttavia il reperimento delle preparazioni di cannabis a base di olio è oggi ancora estremamente difficoltoso.
sia per la scarsità delle farmacie che è in grado di prepararlo, per le ragioni oggettive, organizzazione, controlli, eccetera, anche se sollecitate al riguardo, e mi sembra che solo una farmacia nel nostro territorio regionale si è organizzata, ha richiesto tutti i meccanismi autorizzativi per avviare l'attività, sia per la mancanza di una metodica ufficiale per l'allestimento. Non a caso, e questa è una delle criticità che si riscontra, a tutt'oggi, ad esempio, la farmacopea ufficiale di questo paese non contiene la monografia della cannabis, e quindi uno dei motivi per cui c'è questa criticità è che c'è questo farmaco ma non sono esattamente completate tutte le istruzioni e le indicazioni per arrivare alla definizione che rende soprattutto in modo uniforme la disponibilità dell'olio. Nel convegno che abbiamo svolto proprio la scorsa settimana a Spoleto abbiamo sollecitato in maniera decisa i rappresentanti del Ministero della Salute a rendere disponibile a livello nazionale le preparazioni a base di olio. È stata una richiesta fatta non solo dalla regione dell'Umbria ma anche dai rappresentanti delle altre regioni, perché effettivamente questa è una criticità ormai evidente, palese. Il Ministero, il rappresentante ministeriale che segue in maniera diretta questo aspetto ha assicurato che ci sarà un potenziamento molto evidente, molto marcato di questo preparato che sarà attivato dall'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Cioè nella sostanza ci è stato assicurato che ci saranno potenziamenti di questa attività di risorse per assicurare produzioni e quantità necessarie per venire incontro alle richieste da parte di tutto il territorio nazionale, quindi di tutte le regioni che hanno rappresentato. Non eravamo solo noi, ce n'erano anche altri, e quindi mi sembra di poter dire vediamo come evolverà e come si organizzeranno, però sicuramente c'è una prima risposta che viene data attraverso appunto l'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze. Dall'altro abbiamo anche chiesto normative più chiare per permettere ai servizi farmaceutici di poter operare in tranquillità e secondo appunto parametri di legge. Grazie. Prego, consigliere Rometti, per la replica. Grazie, avevo letto gli esiti di questo convegno che l'assessore adesso citava. Insomma, mi rendo conto che è una problematica che ha una sua complessità, dove sicuramente c'è un ruolo del Ministero, e credo che però insomma la Giunta sia consapevole. Mi sembra che anche le dichiarazioni e le affermazioni fatte in occasione di questo convegno comunque rappresentino un passo avanti rispetto alle esigenze, e comunque conferma che si tratta di un'esigenza oggettiva sentita non solo nella nostra regione ma anche in altre regioni.